contemplazione ed estasi per il 42esimo cantiere. Ospiti prestigiosi e giovani formazioni, titoli classici e innovazione dei linguaggi. L'edizione numero 42 del Cantiere Internazionale d'Arte è ispirata alla tematica contemplazione ed estasi. La direzione artistica e musicale di Roland Boer, coadiuvata dal coordinamento artistico di Giovanni Oliva, propone 61 appuntamenti dal 14 al 30 luglio 2017. Opera lirica, musical, concerti sinfonici, performance, danza, musica da camera, arti figurative ed eventi speciali si susseguono tra Montepulciano e le terre di Siena. Il mondo alla rovescia, un'opera buffa di Salieri. La missione del cantiere si realizza al Teatro Poliziano in questa nuova produzione de Il mondo alla rovescia, opera settecentesca firmata da Antonio Salieri. In una lussureggiante isola tropicale, le donne fuggite da un'Europa dominata dagli uomini rovesciano i ruoli e le convenzioni sociali. Tra colori e animali selvatici, la regista Matelda Cappelletti mette in scena un dramma giocoso dal fascino inossidabile, grazie anche alla cooperazione tra istituzioni di alta formazione artistica. Gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze curano infatti scene e costumi, mentre il cast vocale è stato selezionato nell'ambito del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Orchestra poliziana e corale poliziana sono guidate invece da Roland Boer. La premiere è venerdì 14 luglio al Teatro Poliziano. Canti di colore, i dipinti inediti di Hans Werner Henze. Sabato 15 luglio alle ore 12 si inaugura in Fortezza l'esposizione degli acquerelli inediti realizzati da Hans Werner Henze. La mostra, aperta nella Fortezza fino al 15 settembre, è curata da Michael Kerstan ed ha l'obiettivo di scoprire e divulgare l'ampia sensibilità culturale del creatore del cantiere. Concerto da camera nel cortile della Fortezza. Il cantiere ospita un imperdibile appuntamento con la musica da camera. Nel cortile della Fortezza si esibiscono personalità di prim'ordine nel panorama musicale italiano. Il mezzosoprano Adriana Di Paola e poi virtuosi quali Renzo Pelli, Alberto Negroni, Fabrizio Meloni, Stefano Vicentini, Gianfranco Dini e Monica Leone. In programma musiche di Beethoven, Schubert e Mahler. Sfidare il silenzio, poesia, musica e traduzione tra guerra ed esilio. Nel giardino di Palazzo Bracci a Montepulciano si tiene un incontro con Rasha Omran, poetessa siriana annoverata tra le massime espressioni della letteratura araba, nonché dissidente e oppositrice del regime di Assad. Una serata di letture, approfondimenti e musica con gli interventi di Ashti Abdo. Le recitazioni e gli approfondimenti in arabo, inglese e italiano sono possibili grazie alla traduttrice Kim Eklin. Molto rumore per nulla al Castello di Sarteano, con la regia di Laura Fatini. Una delle più conosciute commedie di Shakespeare va in scena nella suggestiva e recentemente restaurata Villa Fanelli al Castello di Sarteano. Chiacchiere, matrimoni, finte morti ed innamoramenti sono questi gli ingredienti della tragicommedia allestita dalla nuova Accademia Arrischianti con la direzione e gli allestimenti di Laura Fatini in una rinnovata collaborazione con il cantiere. Dal 13 al 16 e dal 20 al 23 luglio al Castello di Sarteano.